Buonasera e benvenuti anche per questa settimana ad una nuova puntata di Parnaso. Oggi in studio con me, e vi presento subito i miei ospiti per entrare subito nel vivo del dibattito, Calogero Lombardo dell'esecutivo provinciale del Partito Democratico. Parleremo anche con Salvatore Nicosia, consigliere comunale a Canicattì della lista Corbo, e ancora con Gioacchino Guarneri del Partito della Rifondazione Comunista e Paolo Adamo dell'Unione di Centro. Quasi questi partiti sono usciti da poco da congressi che stanno per delineare il nuovo organigramma partitico, a parte la lista Corbo che probabilmente avrà un futuro verso l'MPA. Parleremo di questo con Nicosia. Grazie a tutti per aver accettato l'invito. Entriamo, come dicevo, subito nel vivo della discussione con Calogero Lombardo, componente fresco di nomina nell'esecutivo provinciale del Partito Democratico. Anche voi avete avuto da poco un congresso provinciale. Che partito si delinea in provincia di Agrigento? Si delinea il partito che deve ritornare a essere presente nei territori in maniera forte, in maniera importante. La nomina dell'esecutivo è stata la fine di un percorso, la fine, diciamo, del travaglio conseguente alla nascita del Partito Democratico, che da quando è nato in provincia di Agrigento non aveva ancora avuto la pienezza degli organismi, la pienezza delle funzioni. E questo ha portato chiaramente a tutta una serie di problemi, per cui non c'erano gli organismi che dovevano fungere da reale coordinamento tra la base e i vertici del partito, quindi spesso la politica del partito come dire, si limitava a un verticismo che poi non trovava rispondenza in quello che era la base. È un meccanismo con cui ci siamo dovuti confrontare, che ha penalizzato il Partito Democratico, che non ha funzionato al 100% finora, volendo essere, diciamo, dovendo scegliere una percentuale, direi che siamo stati se non un 30% di quelle che sono le nostre potenzialità, e soprattutto ci ha penalizzato per quelli che sono stati i risultati dei test elettorali. Il nostro elettorato ci ha punito, non è piaciuto il modo come è andato avanti il partito finora, ma da questo momento abbiamo finalmente la pienezza degli organismi, è stato nominato il direttivo provinciale, è stato nominato l'esecutivo. Primo compito che l'esecutivo si è prefissato è quello di recuperare il rapporto tra i circoli e i vertici. In questo senso già il fine settimana del 10-11 dicembre è prevista la manifestazione dei circoli aperti, in cui saranno organizzate delle assemblee alla presenza di membri dell'esecutivo o membri della direzione in tutti i circoli della Dicembre, provincia. Se a 10-11 dicembre. dicembre, in tutti i circoli della provincia di Agrigento, si comincerà a discutere. Sarà già stato passato un mese dall'inizio del governo Monti, cominceremo a sentire gli umori della base, parleremo anche delle peculiarità della presenza, diciamo, nei singoli comuni, e cominceremo ad affrontare i temi che poi verranno portati avanti nella conferenza programmatica del Partito Democratico prevista per la fine di gennaio. Il fine ultimo della conferenza programmatica è quello di dare una voce univoca al Partito Democratico in provincia di Agrigento, di far sì che il partito cominci a parlare con una voce sola, di cominciare a presentare due o tre elementi forti che siano caratterizzanti della politica del Partito Democratico, a cui poi localmente saranno affiancate delle tematiche peculiari di quel territorio. Chiaramente una macchina per partire prima deve essere messa in moto. La nostra macchina, diciamo, funzionava maluccio finora, adesso abbiamo tutti gli elementi per farla funzionare bene. Abbiamo gonfiato la gomma, abbiamo messo la batteria, adesso possiamo andare nella direzione che ci siamo prefissi. La direzione è quella di cominciare, come tema principale da affrontare assieme alla base, ascoltandola e confrontandoci con la base, il tema del lavoro in provincia di Agrigento. Questo sarà il tema principe che affronteremo, il tema dello sviluppo. Siamo nella provincia che ha uno dei più alti tassi di disoccupazione d'Italia, a volte più alto, a volte il secondo e il terzo, ma quello è sempre. E quindi non possiamo noi prescindere dalla tematica del lavoro. Non possiamo prescindere dal cercare di affrontare questa tematica ascoltando tutte le parti sociali. Si farà un percorso in cui ci saranno incontri con tutte le rappresentanze sindacali, con tutte le associazioni di categoria, per
per poi giungere a elaborare delle soluzioni condivise dall'intero Partito Democratico. Andiamo ancora più a sinistra con il componente del direttivo provinciale di Rifondazione Comunista Gioacchino Guarneri, anche voi da poco siete stati a congresso, anche se ancora deve essere scelto il segretario provinciale. Sì, innanzitutto buonasera alle telespettatrici e telespettatori, grazie per avermi invitato. Il congresso di Rifondazione Comunista, quello provinciale, si è celebrato l'altra domenica, il 2, 3, 4 dicembre ci sarà quello nazionale, si inserisce in un periodo di massima turbolenza politica, dove, duole dirlo, la politica cede il suo primato, la buona politica, perché quello che c'è stato finora è stata una male politica, una pagliacciata a mio modo di vedere. Per cui siamo sotto commissariamento da parte dei poteri economici, l'esatto contrario di come dovrebbe essere, perché è la politica che deve governare in un certo qual senso l'economia, perché l'economia lasciata a sé fa quello che sta facendo in questi giorni, speculazione, agenzia di rating che appena fanno uno starnuto nei confronti di uno Stato si crea un po' di panico, ed è assurdo e allucinante che lo Stato, che siamo tutti noi, tutti i cittadini, è costretto a prestarsi soldi a tassi elevati a differenza, che so io, del sistema economico bancario. Questo è il fatto grave, per cui si è abdicato in un certo qual senso. Ciò è dovuto al fatto che avevamo assolutamente un governo inadeguato, anche se era pienamente legittimato da un vasto consenso popolare. Io dico che il centrodestra, che è stato maggioranza in Italia, ha diritto e dovere di governare, però non può farsi rappresentare da Berlusconi, conflitti di interessi, vita, come dire, privata per i fatti suoi, opinabile o meno, però non si può mischiare tutte queste cose. Tutto ciò ha portato a un grande casino, per cui ci sono risparmiatori un po' arrabbiati, tassi che schizzano molto in alto, l'Italia presa di mira, la Grecia non ne parliamo. In questo momento la sinistra, il compito del congresso di Rifondazione Comunista è dare un messaggio di unità a sinistra, perché c'è troppa divisione. Io appartengo a Rifondazione Comunista perché ne sono convinto, per affetto. Però non possiamo stare tanti sparpagliati, se no predichiamo nel buio. Tra l'altro la nostra diffidenza nei confronti del governo Monti, perché sostanzialmente è la faccia presentabile del liberismo, a differenza di Berlusconi che è impresentabile, non lo dico io, lo dice il Vaticano, lo dice Confindustria, lo dice il potere economico, quelle che diciamo si chiamano i cosiddetti poteri forti, che ci sono e come se ci sono. Quindi stanno lavorando per costruire un nuovo blocco di potere su basi liberiste, perché fino a quando noi non sentiamo, attendiamo, perché io ho visto che in 10 giorni sulla spinta Napolitano si è fatto tutto, dimissioni, governo, consultazioni in maniera iperveloce. In questo momento io credevo che fosse, avrebbero accelerato anche sul piano programmatico, però penso che nel giro di qualche settimana vedremo quello che presenteranno. Però per intanto non parlano né di patrimoniale, perché la patrimoniale non deve aver paura, cioè è assolutamente fisiologico, anzi direi che è cristiano, che chi ha di più deve dare di più. Assolutamente, non è rivoluzionario, non è chissà che cosa, è assolutamente deontologico e morale che una persona che è fortunata per sua abilità o per caso, per il fatto, possa e debba dare di più, perché la funzione dello Stato è quella di restituire. Guarneri ha di più e paga più tasse e si dà a Bartolotta che non può usufruirne. In Svezia, nei paesi scandinavi dove c'è una buona socialdemocrazia, o quantomeno c'è stata, è assolutamente fisiologico che ci sia un alto tasso di tasse, ma non per, come dire, servono le tasse a redistribuire il reddito, a dare ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, ecco, uso il linguaggio cristiano, così ci capiamo tutti. Non me l'aspettavo. Ma perché no? Sai, da diversi punti di vista ci si incontra. È la dottrina sociale della Chiesa. Assolutamente. È un fermo, no? Gesù Cristo è un rivoluzionario. Magari fosse applicato il Vangelo alla lettera. Vedremmo quanti pruriti, cioè quanto gente magari che se vede qualcuno in mercato, qualcuno a straccione, magari si fa schifo e poi si va a fare la croce, cioè, poi trascendiamo alle nostre. Però dico, in questo momento non ci sono le condizioni perché la sinistra, quella che io intendo la sinistra, cioè tutto ciò che sta sinistra al PD, possa assumersi una qualche responsabilità. Il PD per lei non è sinistra?
No, il PD per definizione per loro non è di sinistra, si definisce centro-sinistra, perché se io definisco il PD di sinistra c'è una componente, non so quanto vale, ma sicuramente una minoranza numerosa, tipo quelli provenienza di San Margherita, dice noi dice siamo di centro-sinistra. Questo lo dicono loro, non lo dico io. Poi oggettivamente il PD non è in sé, non ritengo che sia un partito, ma non è un problema. Sicuramente nelle dinamiche locali o anche nazionali è assolutamente un interlocutore, ci mancherebbe altro, anzi c'è chi cerca di trascinarlo a destra. Tipo come destra politica, tipo come alcune componenti del PD, e c'è chi cerca come noi di trascinarlo sulle nostre posizioni per far fronte, perché la sinistra non credo che abbia la capacità o in questo momento la potenzialità forse di addivenire a un 51%. Paolo Adamo, comitato direttivo dell'UDC, anche lei fresco di nomina, fresco di congresso provinciale, lo scudo crociato, quali obiettivi ha davanti? Intanto ringrazio Teleradio per aver invitato e tenuto in considerazione l'Unione di Centro. Colgo l'occasione per intanto scusarmi se sbaglierò, perché è la prima volta che mi vengo chiamato come rappresentante di un partito, quindi devo un po' conformare, non è la prima, però devo conformare quello che è il linguaggio a quelle che sono le aspettative del partito. Io non parlerò dei problemi di natura internazionale, come ha fatto l'ottimo rappresentante della sinistra. Io preferisco occuparmi di cani cattivi della provincia al massimo della regione, perché la politica internazionale la facciamo a chi meglio di noi forse capisce i problemi. Non mi occuperò nemmeno di interpretare le linee politiche dei colleghi dei partiti e degli altri partiti, perché io ritengo che qualunque politica portano avanti, è chiaro che un fatto è preeminente: si porta una politica nell'interesse del sociale. Questo è l'obiettivo. Noi ci siamo cimentati e impegnati nella ricostruzione dell'UDC dopo l'uscita la spaccatura notoria di Cuffaro. Noi abbiamo visto che l'UDC era quasi in disarmo e si pensava che dopo l'uscita di Cuffaro l'UDC scomparisse dal quadro politico siciliano. Così non è stato, meno male, perché non solo non è scomparso, ma addirittura si è rafforzata rispetto a quando c'era Cuffaro. Si è rafforzata, si è fatta, lasciatemelo dire, molta, molta pulizia, e si sta avviando ad un processo di riqualificazione anche a livello personale molto, molto importante, sia a livello regionale, con il segretario regionale Giampiero D'Alia, che è un giovane, giovanissimo, sia a livello provinciale, con la nomina, quindi l'ultimo congresso è stato nominato il segretario all'unanimità e senza discussione, il segretario, il buon sindaco di Porto Empedocle, che è Lillo Firetto, che ha dimostrato non virtualmente, ma praticamente come si può apportare una rivoluzione anche in assenza di mezzi economici in una realtà locale. Talché le ultime elezioni comunali hanno avuto il 90% dei suffragi, hanno votato tutti, dall'estrema destra all'estrema sinistra, talché si è dovuto inventare un'opposizione con Italia dei Valori, altrimenti non si poteva neanche fare, ma non perché in quell'occasione l'Unione di Centro o Firetto hanno imposto qualche cosa, ma perché i fatti hanno dato ragione a quel tipo di amministrazione. Siamo usciti dal congresso, perché è chiaro che per costruire non bisogna imporre il rappresentante a livello verticistico, ma devono venire attraverso la base. Questa è la cultura del centro, la cultura della democrazia. A Canicattì, che dire? Canicattì nelle ultime elezioni rischiava di non essere presente l'UDC. Io non mi sto ad entrare a certe vicende interne, però alla fine si rischiava di non presentare in una lista con il logo dell'UDC. Siccome ci sembrava un po' strano
che questo nascere violento di liste civiche che sono come le piste da ballo, dove si sale e si scende a piacere come e quando si vuole, o come delle insalate, dei zabaglioni dove si trita o si mette del tutto, si mette del tutto, era impossibile che una realtà importante come Canicattì non ci fossero dei partiti che potessero costituire dei punti di riferimento. Dalché con un gruppo di amici abbiamo iniziato questa iniziativa per capire se era possibile presentare una lista. Noi considera che abbiamo iniziato il discorso ai fini di marzo, quindi abbiamo fatto una lista nel giro di un mese e mezzo. È stato difficile sia perché le altre 13 liste erano già complete, sia perché dovevamo trovare un gruppo di persone più o meno omogenei, non rappezzato, presi da chissà che, ma che ci doveva unire un unico pensiero, che era quello del pensiero del centro, del pensiero democratico. Ci siamo riusciti. Alcune figure storiche sono rimaste alla porta comunque. Sì, ora ci arriviamo. Praticamente, che cosa, siamo riusciti, abbiamo avuto un risultato, devo dire, per noi soddisfacente, perché nonostante tutto abbiamo raggiunto quasi 1000 voti. Quindi, tutto sommato, un risultato accettabilissimo se consideriamo anche i risultati delle altre liste, perché liste che hanno fatto numeri grossi, alla fine non ce ne sono state. Si è trattato di 100 più, 100 meno, però alla fine, per una lista fatta in un mese e mezzo, credo che il risultato sia abbastanza soddisfacente. E le persone che esistevano. L'unico di cui si è parlare, se è questo che ti riferisci, ed è perché noi ci siamo trovati ad affrontare anche questo problema, perché alcune presenze ingombranti, praticamente quando già, invece di prendere l'iniziativa, e quando l'UDC rischiava di non presentarsi, hanno preso l'iniziativa di disturbo quando il partito era quasi fatto, pretendendo di entrare nel partito e venire a gestire il partito, non entrare ma venire a gestire. Certo, qua non c'era nessuno, perché eravamo e siamo un gruppo di amici che nessuno mira a gestire centri di potere. Siamo dei dilettanti, siamo delle persone che facciamo per passione politica e non certamente per interesse, perché oltretutto non c'è assolutamente nessun interesse e non c'è niente. Quindi, dilettanti, quindi, è troppo modesto. Adam. Quindi, ora ti dicevo, questo è una cosa che a noi ha dato non poco fastidio, anche perché ci si cimentava nella solita politica dei tre bicchieri o delle tre scarpe. Uno vuole tenere sostanzialmente un piede in tre scarpe, non in una, né in due, ma in tre scarpe. E sostanzialmente, con due piedi sarebbero quattro scarpe. Ora, c'è una cosa che ormai esce fuori da quello che è il contesto politico e dalla realtà politica, ed esce fuori da quello che è il contesto dell'idea moderna, giovane, di un partito. Non può essere più consentito ed accettato dagli elettori quello di fare questo tipo di politica, assolutamente, che mira, e non ci sono dubbi, a qualche particolare interesse. E non ci sono dubbi. Perché non ci sono dubbi? Perché se uno non ha interesse, ha un pensiero politico. Io ammiro Gioacchino, ha mantenuto il pensiero politico di sinistra, ammiro l'amico del PD, non ci sono dubbi, e non c'è, come d'altronde altri, perché hanno un'idea. Ma quello che fa il Settimango, ed è oggi UDC,
domani PID, dopodomani dico una cosa a caso, lista Corbo, dopodomani ancora sarà Alleanza per l'Italia, dopodomani ancora sarà ANSI, e si guarda con un occhio di traverso all'MPA, cioè, dico, dobbiamo incominciare a ragionare. Dobbiamo incominciare a ragionare da persone serie. La interrompo per farla interagire su questo discorso con Nicosia. Che cosa prova, consigliere, quando sente parlare un uomo che era del suo partito? Lei è stato UDC. Innanzitutto saluto tutti i telespettatori e i presenti. Ascoltando quel discorso fatto dal dottor Adamo mi viene da ridere, perché io non mi reputo un vecchio né di politica né di età. Ho militato nell'UDC, sono stato candidato nell'UDC, poi evidentemente non sono stato eletto, quindi non sono stato preso in considerazione dai vecchi, in questo caso sottolineo vecchi dell'UDC, che si sono ricandidati ora mettendo i suoi candidati in lista, e sono contento che l'UDC non ha preso nessun voto, perché è sottoscritto assieme agli amici, ex amici di Savarino, hanno dato all'UDC, quando ai tempi ha preso 1.800 voti, 1.200 voti tutti di 5 persone, che oggi si ritrovavano esclusi dall'UDC, perché le ricordo, caro direttore, che le 5 persone che siamo rimasti fuori per alcuni voti, di questi vecchi della politica che ci sono, inutile fare nomi, non voglio entrare nel particolare, non mi hanno cercato, non hanno preso in considerazione né il sottoscritto né gli altri. Quindi è giusto che il sottoscritto, che mastica di politica, è stato assessore di questa città, è una persona pulita, si può spendere, sta in mezzo alla gente senza nascondersi, senza chiudere la porta in faccia a nessuno, ha ritenuto opportuno di spendersi con una lista civica. Le liste civiche, sono contento di aver scelto la lista civica giusta, caro direttore, e sono contento delle parole dette del presidente Lombardo venerdì. È venuto a Canicattì per una visita istituzionale, per conoscere, per curiosità, conoscere il sindaco che ha sbaragliato, ha annullato la politica a Canicattì. Questo è quello che io dovevo dire, e ritorno a dire che la lista Corbo è stata la più votata, attualmente governa, c'ha 18 consiglieri, abbiamo eliminato 17 liste. Che dire, siamo in mezzo alla gente, tutti i giorni il sindaco è in mezzo alla gente, come sottoscritto, come gli altri eletti nella lista Corbo. Siamo a disposizione della gente e nessuno deve dire che il sindaco o i consiglieri comunali si arroccano dietro chissà che cosa. No, siamo in mezzo alla gente. Alle volte io mi annoio stare accanto al sindaco, sai perché? Perché quando c'è stata la manifestazione di un mese fa, per fare 200 metri abbiamo impiegato due ore. Due ore, perché il sindaco veniva chiamato a destra e a sinistra, è il sindaco della gente. Evidentemente se un sindaco della gente che piace a Canicattì è stato riconfermato a furor di popolo, che è duro riconfermare i 12.000 voti, il sindaco Corbo ha riconfermato i 12.000 voti, quindi è allo stesso tempo, come suol dire, la ciliegina che tutti i politici vorrebbero mangiare. Siamo corteggiati, siamo qua, però evidentemente il sindaco Corbo non è uno sprovveduto, né lui né chi ci sta dietro, quindi matureremo se ci sarà una scelta. Tutti dicono è venuto Lombardo, quindi il sindaco Corbo passerà con l'MPA. Tutto da vedere. Noi dobbiamo lavorare per il bene della città di Canicattì. Lo stiamo facendo. Ad oggi andiamo speditamente. I consigli comunali finiscono in tempo. Non ci sono rinvii. Non si fanno commissioni a volontà. C'è un esiguo consumo di gettoni. Non ci sono chissà quanti consumi. Alle volte si facevano commissioni e li rinviavano di giorno in giorno per fare 2, 3, 4 commissioni. Questo non succede più. Io sono presidente della mia prima commissione e la convoco solo ed esclusivamente quando c'è la necessità di un consiglio comunale. O tranne che ci sono dei casi urgenti che ad oggi non ci sono, quindi ci limitiamo a lavorare a servizio della gente. Questo si vedrà fra un anno. Accetto la sfida. È una sfida che si fa, evidentemente chi è all'opposizione deve dire la sua. Noi siamo al comando, stiamo governando. Ad oggi andiamo non bene, benissimo. La gente non ci critica in niente. Sindaco, ha detto qua un paio di mesi fa che si devono risparmiare 200.000 euro, perché il lavoro che hanno fatto i consiglieri comunali in 2-3 mesi era il lavoro fatto di un anno, di 15 mesi. C'è un'intervista un paio di mesi fa. Io posso dire. Vedremo se arriverete a un terzo di quello che potrà figliare il sindaco. Ci sono gli assetti di bilancio che andranno in consiglio comunale la prossima settimana.
E che devo dire? Posso veramente dire che, cari concittadini, il sindaco Corbo, l'amministrazione, ha levato il surplus di soldi che c'erano nelle commissioni, dei gettoni, dei consigli comunali, perché quest'anno con questa amministrazione si fanno meno consigli comunali, si è più produttivi, si spendono meno soldi, cari concittadini, sappiatelo, si spendono meno soldi. Con la gente, per quanto è importante, però solo con la gente non si può amministrare. Cioè, cosa vi aspettate da questa visita di Lombardo? Se non ci sono gli agganci istituzionali giusti, si rischia di fare quel buco nell'acqua che si è fatto 5 anni fa? La ringrazio per questa domanda. Difatti non è stata una visita politica, è stata una visita istituzionale, perché il Presidente della Regione è venuto qua non da solo, è venuto accompagnato da alti dirigenti regionali, parlando dottoressa Barresa all'agricoltura, Bonanno alla programmazione, che secondo me è il massimo. E poi c'era l'istruzione, che non ricordo in questo minuto, formazione professionale. Sono dei campi che dove si occupa bene, diciamo, non dico tutto la regione, ma il 70% passa di queste direzioni. Allo stesso tempo il Presidente Lombardo ha fatto anche una visita doverosa alla Fondazione Guarinamella, dove io sconoscevo questa fondazione, però mi è stato detto che il dottore Guarinamella ha detto che la fondazione è una delle 15 fondazioni più importanti d'Italia. Addirittura il presidente è stato onorato da un manoscritto dal dottore Guarinamella, che è stato sottoscrittore dello statuto assieme ad altri. La fondazione però non beneficia dei contributi comunali, no. da alcuni mandati. Perfetto, noi abbiamo dato dei contributi, quest'anno c'è anche un contributo. Però allo stesso tempo io, nella qualità di componente della maggioranza, vedendo il bilancio che abbiamo approvato, ho ritenuto opportuno che il comune di Canicattì entrasse in questo patrimonio. Difatti nel prossimo bilancio ci sarà una cospicua somma da destinare alla fondazione, levandola magari ad altre partecipate che non portano utile a questa. Nel 2012, ovviamente. Variazioni, certo, per quest'anno non sono possibili. Nelle variazioni no, ci dobbiamo limitare a non fare tante manovre, però allo stesso tempo ci sono risparmiati tanti soldini, come dicevo le poco fa. Si fanno le variazioni già sono, si sta lavorando sulle variazioni. Dopodomani ci sarà un consiglio comunale e il prossimo, che sarà prima del giorno 30, perché il termine ultimo è 30 novembre, saranno portati in consiglio comunale. Con l'augurio che il prossimo bilancio sia fatto in tempi, non dico europei, ma non sicuramente a settembre, visto che avete una stragrande maggioranza abbiamo, potete marciare spediti questo, senza tenere conto di nessuno e niente. Evidentemente, lo ringrazio per quello che ha detto, il prossimo bilancio diciamo che sarà approvato in termini utili, perché ricordo a tutti senza parlarsi a proroga del Ministero dell'Interno, Totò. No, c'era una campagna elettorale, abbiamo finito la campagna elettorale, si è iniziato, però ricordo a me stesso e i cittadini che ascoltano anche, ci sono amministrazioni che ancora oggi forse il bilancio non l'hanno neanche approvato e sono commissariati. Non voglio dire se sono di sinistra questi comuni o se sono di destra, noi siamo sul superficiale. Il comune di Canicattì si è ripromesso che, avendo la maggioranza, come sostiene l'amico Gioacchino Guarneri, ci saranno approvati in termini utili, sarà portato un ottimo bilancio per la città di Canicattì. Verranno eliminati gli sprechi, verranno eliminati le partecipate che non portano nessun utile alla città di Canicattì e tireremo di portare sempre il più possibile bene a questa città. Quali sono le partecipate? La farmacia, qual è tutto? La farmacia, un fiore all'occhiello, la farmacia, perché l'unica partecipata che noi ci date è l'utile, che ce lo ritroviamo in bilancio. Questa è una delle partecipate. Un'altra partecipata e la Propiter, che ci ha portato anche dell'utile, che ci ha fatto approvare dei bandi che andranno subito ora in attuazione. Una partecipata che si potrebbe eliminare, caro direttore, potrebbe essere l'università di Agrigento. A noi non ci dà, ahimè bisogna dirlo, non ci dà nessun utile, non ci dà nessuna utilità. Adamo, una controreplica la vuole fare? Allora, forse al consigliere Nicosia gli sfugge l'ultima lettera fatta dal direttore di ragioneria, che impone a tutti gli uffici di data la lettera 4 giorni fa, data l'incertezza del bilancio, si chiede di non fare una lira di impegno. Questo che significa?
I risparmi non è che si fanno perché l'amministrazione vuole risparmiare, si fanno per evitare il dissesto finanziario, che è una cosa giusta. Problema. Che è una cosa giusta. Non c'è questo problema. Che è una cosa giusta, che è una cosa, ripeto, giusta, anche se io ritengo, per quanto mi riguarda, conoscendo i conti del Comune, conoscendo bene il bilancio, e se vuoi te ne posso elencare capitoli, quando c'è nei capitoli, conoscendo il bilancio, credo che non siamo combinati molto bene. Tra l'altro nel giro nessuno sta dicendo, nessuno sta dicendo che in questo momento siamo in dissesto. Ma scusi, io ho ascoltato, dobbiamo e discutere alle grida, io penso di avere una voce molto forte. Concludiamo il discorso e poi riprendiamo. Però devo dire, devo replicare con i fatti e non perché le chiacchiere lasciamole stare. Nel giro di 4 giorni, consigliere, vuole negare che nel giro di 4 giorni il direttore di ragioneria ha fatto 2 lettere invitando premurosamente di non impegnare neanche una lira perché c'è scritto data l'incertezza del bilancio, lo nega? Le ricordo che è stata fatta l'amministrazione, entriamo nel merito. Non mi comunica niente il direttore a me. Sì. Perfetto. Allora, dobbiamo puntualizzare. Non lo so, glielo dico io. Prendiamo atto. È lecito che un consigliere comunale queste cose non le sa. Prendiamo atto che non lo sa. Stasera sta apprendendo che ci sono 2 lettere del direttore di ragioneria che vanno in questo senso. Terzo, non più tardi di 15 giorni fa c'era un'altra lettera della Corte dei Conti che avvisa che c'è stato uno sforamento nei conti per quanto riguarda la spesa del personale del 4, rispetto al limite del 40%, del 4,4%. E lì c'è stata l'audizione. Però l'audizione, io credo, per le notizie che ho, che ci saranno delle prese di posizione molto forti della Corte dei Conti, e in ogni modo vedremo, aspetteremo, e in ogni modo non hanno comunicato, cosa che presumo qualche consigliere comunale farà, non hanno comunicato le spese del personale che riguardano le partecipate. Praticamente. Alla Corte dei Conti. Certo, per diminuire, per presentare un conto meno rispetto a quello che è, perché in base a un parere dato della Corte dei Conti in sezione riunite, parere 37 del 2011, ha specificato che quando si parla di bilancio consolidato, ragionieristicamente parlando, significa il bilancio del comune con tutte le partecipate. Gioacchino, certo. Ragionieristicamente è così. Loro si sono dimenticati che il comune di Canicattì ha delle partecipate, quindi non perché va inserito come spesa del personale in proporzione alla partecipazione, cosa che non è stata fatta. Questo vedremo come andrà a finire, e sono dati numerici. Dico io, a nessuno interessa un dissesto finanziario, a nessuno. In maniera categorica, tantomeno i cittadini, quantomeno gli addetti ai lavori, e tutti ci auguriamo che le questioni vengano chiarite. Ci mancherebbe altro, perché significherebbe il disastro per la cittadinanza. Il fatto che si risparmiano dei soldi, credo che è opportuno dirlo, non è perché si risparmiano, perché non si risparmiano i soldi. E spiego perché. Perché sono state fatte assunzioni fuori dalla dotazione organica, sono state date incarichi fuori dalla dotazione organica. Ma ne può parlare di questi incarichi? E via discorrendo. Facciamo concludere. Cioè, quindi non è che si risparmia, non si risparmia, si cerca di spendere sempre di più. Questo è il concetto. E in ogni modo, ripeto, quello che conta è il risultato politico finale. Poi rispondo, non voglio interrompere. Lasciamo perdere il discorso amministrativo, non ci voglio entrare. Io mi voglio occupare di una situazione diversa,
di quello che è l'aspetto occupazionale, al di là della politica internazionale, l'aspetto occupazionale di Canicattì. Canicattì è una città che è in ginocchio economicamente. I giovani non riescono a trovare un lavoro. L'economia è bloccata, l'edilizia ferma. In questi casi, qual è il respiro? Quello della presenza del pubblico, con appalti pubblici, con iniziative pubbliche per rimettere in giro soldi, quelle di richiedere finanziamenti, quelle di assistere le famiglie dei bisognosi, quello di cercare di intervenire sul sociale per cercare di alleviare un po' di quelle che sono le sofferenze di chi sta peggio. Io la sfida dell'amministrazione comunale sarà su questo. Sulle politiche sociali. Sulle politiche sociali, sulle politiche occupazionali e gestionali. Non ci dimentichiamo che prima e durante la campagna elettorale qualche assessore o lo stesso sindaco si sono fatti fotografare in una zona dove dicevano doveva nascere il polo industriale e che la città aveva già ricevuto un finanziamento di 10 milioni di euro che dovevano andare a spendere proprio in quel sito per creare la zona artigianale e industriale. Riprendiamo la registrazione. Sono due zone diverse, artigianale in un posto, industriale in un altro. Vedremo, siamo curiosi di vedere la nascita di questi poli industriale ed artigianale. L'area industriale, l'area artigianale è una creatura vantata da Marco Venturi, un assessore regionale tecnico vicino al PD. Assessori tecnici alla regione, assessori tecnici alla provincia. Quando sarà il momento di schierare in prima persona i politici del PD lombardo? Un politico e un tecnico. questa è la sua opinione. Politica è politica, appunto. Che non ci sia una scissione totale fra politica e tecnico, assolutamente d'accordo con il dottor Guarneri. Non sono dottore comunque. Vabbè. Dico, in ogni caso, per rispondere alla sua domanda, il percorso di avvicinamento, diciamo, a una responsabilità politica del PD, sia l'amministrazione regionale che l'amministrazione provinciale, un percorso che ha avuto un andamento piuttosto vario da questo punto di vista. Si è iniziato con un appoggio esterno tramite assessori tecnici alla regione che doveva essere limitato nel tempo, ma invece sta durando, anche perché comunque c'è un consenso da parte dell'assemblea regionale da questo punto di vista abbastanza ampio, quindi si sta mantenendo questa direzione. In provincia di Agrigento si è deciso all'assemblea provinciale tenuta l'anno scorso di muoversi appunto sulla falsariga di questo impegno, cioè fare un percorso di avvicinamento progressivo. Addirittura l'assemblea provinciale si lanciò anche oltre, si disse pubblicamente e apertamente che si voleva avviare un percorso di dialogo con il Movimento per l'Autonomia per giungere, dove ve ne fossero state le condizioni minime, a presentare liste comuni, candidati comuni nelle amministrative. Il disegno del terzo polo, in sintesi. No, è un discorso più ampio, nel senso che è un discorso, per ovvie ragioni, essendo il Movimento per l'Autonomia un movimento essenzialmente siciliano, un discorso peculiare di quella che è la realtà siciliana. In provincia di Agrigento poi stavamo facendo un passo ancora più chiaro, purtroppo per varie ragioni, non solo politiche, ma anche giudiziarie. No, le ragioni giudiziarie sono intervenute dopo, nel senso che per ragioni esterne, ma ragioni anche nostre, cioè non escludo le responsabilità anche nostre in questo, anche perché abbiamo superato da un pezzo l'età in cui la responsabilità è sempre degli altri e la colpa non è mai nostra. Purtroppo, ripeto, questo indirizzo, cioè quello di andare almeno nei comuni principali a liste comuni con candidati comuni, non è stato possibile, e Canicattì è stato un esempio da questo punto di vista. Un altro esempio è stato Favara.
si era detto facciamo un percorso di avvicinamento e questo doveva essere un passo che poi non è stato compiuto. Adesso però nel questo percorso di avvicinamento le accennava giustamente alle vicende giudiziarie che sono intervenute. Premesso che il Partito Democratico noi non abbiamo intervenire nei meriti di quello che è l'operato della magistratura, né quanto attiene alleati o esponenti del Partito Democratico, né tanto quanto attiene avversari. Quindi anche in questo caso, dico, lasciamo lavorare la magistratura, nessuna forma di commento c'è né da parte mia né ci sarà da alcun esponente del Partito Democratico in merito alle vicende, però è una vicenda di cui dobbiamo tenere conto. In questo senso posso anticipare che è previsto per questo fine settimana una direzione del Partito Democratico in cui si discuterà anche di questa novità, perché quando ci fu l'indirizzo dell'Assemblea Provinciale nell'insediamento contemporaneo all'insediamento del segretario Messana per questo attuale mandato, non c'era neanche nessun rumor da questo punto di vista che parlasse di problemi giudiziari legati alla provincia di Agrigento. Poi c'è stato il famoso invito a comparire, quasi in contemporanea alla data in cui il Partito Democratico aveva deciso di entrare in giunta con una presenza politica. Già sui giornali circolavano i nomi degli assessori. A questo punto la situazione ha subito una battuta d'arresto, perché comunque, poiché c'era una determinazione dell'Assemblea e della direzione precedente a questi avvenimenti, anche in virtù di quella che vuole essere da questo momento in poi la politica del Partito Democratico, di non limitata a decisioni verticistiche ma sempre in un dialogo continuo con quello che è la base, si è detto di ascoltare quello che dice la direzione sostanzialmente. In questa fase anche c'è un altro elemento che è importante dire, che è la risoluzione della precedente direzione del partito. Cioè quella che bisogna comunque giungere a una chiarezza nei rapporti con l'MPA. Adesso si avvicinano scadenze elettorali pure abbastanza importanti e significative, non in questa zona della provincia di Agrigento, ma per esempio c'è il capoluogo, c'è Agrigento, che certo ha un'importanza notevole in tutto ciò. Non è assolutamente pensabile che si vada a fare una giunta comune alla provincia e contemporaneamente si vada l'un contro l'altro armati per la corsa al sindaco, certo, di Agrigento. Certo, sarebbe un controsenso. Ci sono tante altre realtà, la geografia dei rapporti fra il Partito Democratico e i partiti attorno è una geografia molto frastagliata, cioè, noi abbiamo partiti, ci sono comuni dove governiamo assieme all'MPA, comuni dove l'MPA è all'opposizione, comuni dove il PD e l'MPA sono assieme all'opposizione, il caso di Campobello. Questo bisogna cercare un pochettino di mettere ordine, non è nell'interesse né nostro, non è nell'interesse dell'MPA, non è nell'interesse anche degli alleati vicini, c'è un dialogo da questo punto di vista, c'è stata un'apertura del sindaco Zambuto verso il Partito Democratico. Poco fa il dottor Adamo accennava alla vicenda di Porto Empedocle, dove governano UDC e PD assieme, in altre realtà... E PDL. Ma per dire, siamo aperti a un dialogo quando, certo, è basato su elementi concreti. Insomma, tutto in divenire ancora. Sì, ovviamente. Andiamo in pubblicità e poi ritorniamo a parlare di questi incarichi abusati al comune di Canicattì. E allora, siamo ritornati in studio, Adamo aveva lanciato una denuncia. No. Ho solo fatto un'osservazione. Un'osservazione, io la chiamo denuncia. Chiamiamo perché denuncia. Sforando denuncia. Ho fatto dei paletti finanziari, per me è una denuncia, Adamo. Lei come dall'esterno, Guarneri, ritiene la gestione finanziaria finora al comune di Canicattì?
lo so, il collega Adamo, che tra l'altro ha l'onore e l'onere di lavorare all'amministrazione comunale, ha, come dire, al comune, più dimestichezza con le carte. Totò Nicosia dice che la Corte dei Conti ha fatto il plauso addirittura al bilancio. Io so così, però mi si può confutare se così non è, che, come dire, ci sono delle uscite certe e delle entrate incerte. Vedremo come andrà a finire. Io qualche dubbio, qualche perplessità ce l'ho, anche perché non possiamo nascondere il tutto, e io questo è un invito che faccio all'amministrazione Corbo, con cui personalmente lo conosciamo tutti, più o meno provengono anche, abbiamo avuto anche, come dire, delle esperienze politiche amministrative 10 anni fa più o meno assieme, lui e il sindaco Corbo erano componenti della maggioranza di allora. Dico, deve essere un po' più prudenti. E a mio modo di vedere, devo dissentire garbatamente da Totò Nicosia quando, preso così dall'entusiasmo, ci abbiamo 18 consiglieri, abbiamo stravinto 12.000 voti. Aspetta, è una mezza verità, non è la verità. Fammi l'opinione. Innanzitutto, io dico che è legittimamente avvenuto. Il sindaco Corbo si è ricandidato e ha preso il 21-22% dei voti prima di andare al ballottaggio, che è assolutamente fisiologico, normale, organico, strutturale, che un sindaco uscente, pur avendo una sola lista, sia pure autorevole, di gente che portava voti per tanti versi, e abbia preso un po' di voti in più, voti, diciamo, di normale, come dire, gestione del potere. Sfido io 5 anni un sindaco che comunica con diverse migliaia di cittadini se non riesce a prendere 20%. Spido altrettanto io ad andare a verificare che un sindaco scende e prenda al di sotto il 20%. Semmai la responsabilità della classe politica tutt'una, diciamo è postumo elettorale, ma facciamo in fretta, è che non ha saputo offrire, scusandomi, un'offerta decente all'elettorato, perché l'elettorato era disposto a cambiare, perché pur riconoscendo la buona volontà del sindaco Corbo, non lo riteneva capace di proseguire per un'altra legislatura, e quindi la città, non avendo un'offerta adeguata, anzi frastagliata, e la sinistra, il PD, si prende la responsabilità per quello che è stato, e noi, poi arrivo a quello che vogliamo fare, di non aver presentato un'offerta decente, per cui quando si è arrivato al ballottaggio la gente non ha scelto il meglio, a mio modo di vedere ha scelto il meno peggio. E non sono 12.000 voti, perché 12.000 voti li piglia al ballottaggio quando sono due, per forza, se non piace l'uno piace l'altro. L'altro aveva, come dire, un pedigree, no, non, come dire, non ha, secondo l'opinione comune, no, non ritenuto affidabile, per cui Corbo ha avuto via libera ciò nonostante, ma la gente l'ha votato perché non aveva altra alternativa. Un'alternativa valida avrebbe sbaragliato chiunque. Questa è la responsabilità della classe dirigente politica, che forse alle volte chiamarla esagerato classe dirigente. Per cui noi, proseguendo il discorso, per evitare che ci si arrivi, come dice Adamo, un mese e mezzo sull'onda dello spaccio, dell'UPID, del PDC e cose, ci stiamo organizzando fin da ora. È la sinistra che è stata sconfitta, dobbiamo dirlo. Chiunque non ha preso il 5% si può consolare, ma è stato sconfitto comunque, perché la legge elettorale è chiara, come è chiara che assegna una stragrande maggioranza, ma molto al di là della forza politica, perché la lista Corbo, da un punto di vista proporzionale, aveva preso 5-6 seggi, Totò, smentissime se dico fesserie. 3 prima battuta, 5... Non lo so, non più di 6-7 euro. La legge elettorale permette, poi, se il sindaco cammina da solo e gli altri non si alleano, non l'hanno fatto, non si è voluto fare, ad avere una stragrande maggioranza di 18 consiglieri, che gli permetterà, così come dice lui, di risparmiare sui costi. A proposito dei costi degli organi collegiali amministrativi, voi dite che state risparmiando. Io vi dico, perché no, visto che c'è tutto questo clima anticasta, antipolitica, perché non pensate voi in via del tutto autonoma a ridurvi i compensi di un buon terzo? Perché non lo so, perché io so che quando c'ero io alla provincia, praticamente i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a non più di un terzo di quello che prende il sindaco. Grosso modo, smentissimi se dico fesserie, sarà un 1.100-1.200 euro lordi, che è quasi un semistipendio a seconda delle tasse che ci paga un disoccupato. Non offenda, perché c'è chi c'è campo. Ah, sono 800 euro. E io spero, e sono contento che c'è una classe politica nuova, giovane, che si è vista precipitata, catapultata in consiglio comunale, e questo mi darà al di là dei propri meriti, perché con 20-30 voti non è un grosso merito, tutti rispettabili, ma la legge elettorale ha permesso sì che 18 consiglieri
consigliere. Quindi l'amministrazione Corbo non ha nessun alibi, può fare spare quello che vuole. Prima c'ha 18 consiglieri e in questo periodo è luna di miele con la città, ma prima o poi si addiverrà a delle conclusioni, perché non ci si può limitare a fare la gestione ordinaria. Oramai ci vuole fantasia nell'amministrare. Questo lo dite voi però. Sì. Amministrazione ordinaria lo dite voi, giusto? Sì, io non vedo. Ora vi dico grossi progetti. I lavori che ci saranno in cantiere ve lo dico. Perfetto, e speriamo che le fate in da cinganne, perché quando le cose che si sono fatte, le cose che si sono fatte, la badia, altre cose, su cose che tu sai benissimo che sono, risalgono al 2000, addirittura se viene Cammaleri dice che l'ha iniziato pure lui. Quindi, certo, ci vuole un buon periodo, però ognuno con i suoi meriti se riesce a proseguire. A tal proposito, noi ci stiamo organizzando, come abbiamo deciso tutta la sinistra dei Canicattì, cioè che si muove a sinistra dei Canicattì, pezzi di fondazione di Sele, di sinistra in genere, di unirci come sinistra attiva per, come dire, stimolare, ci stiamo attrezzando, ma dopo poi noi vorremmo essere una sentinella, se c'è da approvare si approva, se per esempio loro diminuiscono le spese agli organi amministrativi avranno un plauso, se non lo fanno avranno un'epercritica. Come dire, a cimentarci anche come governo ombra, come vorremmo noi che fosse la città se amministrassimo noi, e ci prepariamo fra 4-5 anni ad essere alternativa, non all'ultimo mese, un mese e mezzo, perché qua o ci stiamo o ci organizziamo fin dal 12 giugno per arrivare al 20 maggio del 2016 quando si voterà, altrimenti non ha senso fare politica a scompartimenti, a periodi. Domenica avete un appuntamento. Domenica noi abbiamo un appuntamento importante a cui invito tutta la cittadinanza, tutti gli elettori di sinistra, va da sé qui presenti, dove presenteremo il nostro progetto di città come sinistra attiva, che è un nucleo di giovani, di 25-30 anni, con qualche anziano, così come me e qualche altro. Perché vogliamo, come dire, stimolare l'amministrazione, se sono cose giuste va da sé che avranno il power, ma li incalzeremo momento per momento su un nostro programma e proporremo delle nostre cose anche all'amministrazione attiva e monitoreremo il bilancio, faremo tutto ciò, quello che c'è di fare. Noi non siamo purtroppo rappresentati in Consiglio Comunale, abbiamo preso una sonora sconfitta, è giusto dichiararla, ma da lì che ripartiamo, non ci arrendiamo, perché in questa città ci viviamo, ci piaccia o meno, e vogliamo cambiarla possibilmente. Se l'amministrazione Corbo sarà il migliore dei mondi possibili, per carità, non si potrà recandidare, presenteranno a te e a un'altra cosa e sarà iperriconfermato, però dobbiamo avere anche la modestia di dire che il sindaco Corbo ha vinto non per meriti propri ma per demeriti altrui, su questo non ci piove, non possiamo nasconderci. Poi la fortuna è stata dalla sua parte. Andiamo per ordine. Sui tagli ai costi della politica, non so se Nicosiani può confermare, un esponente della vostra amministrazione qualche puntata fa in studio ci ha detto: adotteremo noi provvedimenti anche se l'emendamento dell'opposizione ha avuto parere tecnico sfavorevole. Parliamo del costo del personale, gli incarichi abusati, c'è qualcosa che non va? Innanzitutto io devo rispondere esterni, sì. Devo rispondere innanzitutto all'amico Gioacchino Guarneri. Compagno. Prego. Compagno, amico, chi più ne ha più ne metta, perché siamo veramente amici da vecchia data, non scherzo. Da oggi, forse mi ha visto nascere, posso dire. Addirittura. Sì, mi posso vantare. Differenza d'età. Allora, io dico che oggi, caro direttore, in tutte le trasmissioni che lei ha fatto, finalmente oggi c'è uno che dice di aver perso. Verità. Allora, ritorniamo al discorso della casta. A Canicattì non esiste nessuna casta politica. A Canicattì abbiamo dato un segnale che ne ha parlato addirittura anche Rai 1, Canale 5, una sola lista contro tutti. Può essere che saremo anche citati di nuovo per l'abbattimento dell'indennità sia dei sindaci, dei consiglieri che degli assessori. Se c'è la necessità lo facciamo, tranquillo. Se c'è la necessità si fa. Il comune Canicattì non è in dissesto, non è catastrofico per niente. E poi vorrei ritornare al discorso lanciato poco fa dal dottor Adamo. Parlava di abusi. Beh, veramente, cari concittadini, se fare un bando pubblico è un abuso, sì, il sindaco Corbo ha abusato. Ha fatto due bandi per dirigenti comunali, uno dell'UTC e uno della Polizia Municipale. Bando pubblico, dove viene inserito nel bando pubblico che vi siano... Che cosa? Inseriti che abbiano almeno un'esperienza di 3 anni di dirigente. Questo bando pubblico, si possono visionare carte. Ancora e continuo. A Canicattì non c'è lavoro. Lo devo smentire. Lunedì parte la borsa lavoro. Daremo lavoro più a 90 unità. Partirà l'aiuto domestico. Daremo lavoro pure all'aiuto domestico.
Poi ancora ci saranno i voucher, partiranno pure i voucher, all'incirca saranno 200 persone, 200 famiglie che andranno a lavorare. Andiamo a lavorare pubblico, ora, da lunedì. Per quanto tempo? Per quanto tempo? 5, 6 mesi, quello che è. Beh, già un respiro che noi diamo. Quali costi poi, insomma, certo, sono sempre risicati anche i compensi. Riguardo ai bandi, vedi, senza volerlo, io posso dire che il Comune di Canicattì, con determina dirigenziale, ha esitato l'appalto per quanto riguarda il lotto 10 e 11 del cimitero e la ricostruzione del muro di cinta del campo sportivo. E in ultimo abbiamo la zona Romita, per farci capire, zona via Bramante, che è da più di 50 anni che queste strade non sono mai state fatte, non che erano state fatte, mai fatte. Si ci metterà mano con un ottimo fiduciario. Se questo non è il lavoro, cari concittadini, il sindaco Corbo se ne può andare a casa, sarò io prima a dirglielo. Non è così. Stiamo dando risposta alla gente, ci stiamo attivando immediatamente e possiamo dire, sa qual è l'unico difetto di questa amministrazione? Lo devo dire. Un difetto ce l'abbiamo, cari concittadini. Paghiamo debiti di ultimi contratti da sindaci delle vecchie amministrazioni. E l'ultimo consiglio, sappiatelo, carte alla mano. Abbiamo pagato 90.000 euro di debiti, contratti da vecchie amministrazioni. Il sindaco Corbo non ha contratto, detto da lui, e si può vedere, non ha mai contratto un debito. Addirittura abbiamo creato l'ufficio legale, cosa che i vari comuni quasi tutti non hanno. Che dire? La città sarà, caro amico Guarnetti, contratti da quali sindaci? 98. Parliamo di debiti del 98 e parliamo di debiti anche del 2000-2002 e parliamo di amministrazione Cammilleri, anche la prima amministrazione Scrimali. Abbiamo esitato debiti di questa amministrazione. No, lo devo contraddire. Io sono stato assessore con Scrimali nel secondo Scrimali 2 e sono stato in carica nel 2002. Qua parliamo di 98-2000. Ma sono non numeri. C'era l'ufficio legale, anche non esisteva come... nessun ufficio legale. Ma in genere queste non, cose e poi, una poi tale e che poi si sindacano dopo 10 anni. Vedremo se direttore, il sindaco direttore Corbo... il sindaco Corbo ad oggi non ha dato nessun incarico. Fa lavorare i dipendenti del comune. Non si è dato ad oggi nessun incarico. Adamo quindi si smentisce. Non ci sono incarichi. Ci sono ma non si vedono. È chiaro. E lo dica. Allora, io stiamo andando su un piano che non volevo toccare perché è chiaro che uno si trova, perché non volevo affrontare questo problema stasera, ma se mi si porta ad affrontarlo, una breve parentesi, perché poi dobbiamo parlare d'altro, perché diventa antipatico, essendo, diciamo, data la mia condizione, non posso entrare nel merito specifico delle carte. Semmai, se ci potrà essere occasione, avrò l'opportunità di portare tutto il carteggio che riguarda questa situazione per farlo un po' e analizzarlo. Io dico, è stata fatta un'assunzione, dice il bando di concorso, vero è che è stato fatto il bando di concorso, però è anche vero che nel contratto della dirigenza, dell'ufficio tecnico, sono state fatte andando 3 bandi di concorso e non 2. Diceva, quindi lo devo correggere, 3 e non 2, ufficio tecnico e direttore della regioneria e polizia municipale, sono 3 e non 2. La scelta, i 2 che sono interni, benché, diciamo, potrebbero essere opinabili, io ho approvato il sindaco, gli ho dato atto pubblicamente in commissione decentrata che ha fatto una cosa fatta bene, indipendentemente, non entrando nel merito, è anche rappresentante del RSU, non entrando nel merito del concorso. Non sì. Entro nel merito della tecnica su come è stato svolto il concorso, su come è stato fatto il concorso. Non c'entro. Perché dico. I 3 anni lasciamo stare. Io ho detto benissimo, mi sta bene che valorizzi qualsiasi forza interna, che ti sia vicino, che non ti sia vicino, che lo scegli perché ti piace. E nella. Secondo me.
però è nella prerogativa del sindaco scegliere le persone che ritiene più opportune. È una prerogativa del sindaco. La meritocrazia ci vorrebbe. Tale professionalità. Un momento, no, lasciamo perdere. Rientra nella prerogativa del sindaco scegliere le persone che, perché e ci siamo. E come quelli che sono stati nominati, ce ne possono essere altre professionalmente uguali, non dico migliori ma uguali, però il sindaco gli dà la legge questa possibilità di scegliere. Io mi sono permesso fare qualche distinguo per quanto riguarda le cariche esterne, che mi permettete da cittadino, non da dipendente comunale, perché sto parlando da cittadino, perché sono qua io da cittadino, da rappresentante politico, mi permette di non condividerlo. Dico, penso che sia legittimo non condividere una scelta. Democrazia. Non è che è legittimo farla, non è legittimo criticarla. Mi sono permesso fare degli appunti per quanto riguarda le procedure, sono state fatte dei concorsi, non ci dobbiamo, vedi, la prima cosa che dobbiamo dire alla città, se dobbiamo essere intellettualmente onesti, dire le cose come stanno. È stato creato un concorso perché puta caso ha fatto il sindaco due o tre concorsi e puta caso l'ha vinto sempre la stessa persona. Perché una volta ci mette che va avere un'esperienza di un anno, perché quello ha un'esperienza di un anno. Un'altra volta ci mette che deve avere un'esperienza di 3 anni perché quello ha già maturato un'esperienza di 3 anni. Questo è grave. E dico, questo è il concetto, vero è? Ha ragione quando dice che ha messo un'esperienza di 3 anni perché chi lo doveva andare, chi doveva essere nominato, aveva già maturato un'esperienza di più di 3 anni. Ma non è questo il punto. Perché dico rischiare, farsi chiamare dalla Corte dei Conti, avere problemi, andarsi a giustificare, creare dei seri problemi, se ce ne possono essere, perché ripeto, io mi auguro che non ci siano, e in questo momento devo confermare, proprio in questo momento, per come stanno le cose, domani non lo so, perché consideriamo che c'è un problema della TOSAP che va rivisto, perché così com'è, io non oso dirlo, però purtroppo ci sono dei seri problemi, ci sono dei problemi che vanno affrontati. Dico, l'opposizione, in questo caso che rappresentiamo, tu dici abbiamo perso, no, per noi non è che abbiamo perso, l'opposizione si può anche fare dall'esterno, caro Giochi. Non è che è detto che bisogna avere il Consiglio Comunale. Il fatto che legittimamente, e io dico no, perché no, anche meritatamente, l'amministrazione, il sindaco ha vinto, perché se ha vinto, ha preso i voti, la gente lo ha votato, significa che gli va bene. Giochi, non è che qui bisogna criticare. Che il fatto che il sindaco abbia 18 consiglieri comunali, secondo me è un bene, perché non si potrà addebitare a nessuno l'eventuale deblack del comune, perché è chiaro, ed è un fatto che poi le cose, i lavori si fanno, che si dia lavoro a tutta la città, e ci mancherebbe altro. Poco fa lei non l'ha detto, no. Mi faccia finire, però purtroppo credo che c'è un'assenza del sociale. Perché oggi se pratica l'agenzia per l'impiego, se pratica le associazioni, se pratica i ragazzi, i giovani, noi abbiamo costituito il movimento giovanile, compreso di 25 giovani, parlate con loro, con i giovani. Cioè, invece di fare conti con l'assistenza, le borse lavoro, che tra l'altro qualche altro giorno mi inviti che parliamo dell'ufficio solidarietà sociale, qualche altro giorno credo di poter essere invitato, perché io la ricordo, mettiamo a confronto con Capobianco, ecco, qualche altro giorno ne parliamo in maniera più specifica, più approfondita, certo. E parliamo della relazione che ha fatto, sì, vabbè, ma io dico, se andiamo nella realtà sociale, purtroppo non è così. Purtroppo in campagna, se parliamo con chi lavora in campagna. Sì, sì, non divaghiamo su altri argomenti. Questo è l'appunto, faccia l'appunto sulle dirigenze, se ha da farlo, e poi ci avvisiamo alla conclusione. No, non devo fare nessun appunto, io solamente ho letto le carte, è stato fatto un bando, è stato rispettato tutto il termine. Poi il dottor Adamo sostiene cose diverse, si assume le proprie responsabilità, qua siamo ognuno, parliamo e ognuno ci assumiamo le proprie responsabilità. Perfetto.
Ultima battuta di chiusura, Lombardo, parliamo un po', lei è originario di Campobello di Licata, ecco, sì, è di Campobello di Licata, la situazione amministrativa al comune è un po' diversa, a Termini, il sindaco Termini non gode di questa ampia maggioranza, è in minoranza, ne godeva il PD maggioranza. Per un certo periodo è stato anche vicino e adesso fa opposizione. Vicino, come dire, è un termine anche forte. È durata che un'estate, diciamo. No, neanche un'estate. Meno, nel senso che quando il sindaco Termini ha perso la maggioranza, è notorio che si è aperta anche una fase di dialogo. Sì. Non è stato un qualcosa tenuto, come dire, in vertici ristretti o in riunioni carbonare. Tra l'altro siamo l'unico partito di Campobello che ogni riunione, stile verbali, si può andare a vedere ciascuno di noi cosa ha detto e come la pensava in ogni passaggio. E si è voluto aprire una fase di dialogo col sindaco Termini per vedere se c'erano le condizioni di poter fare qualcosa di buono a Campobello. Purtroppo abbiamo visto che queste condizioni non ci sono. Il risultato è che adesso il sindaco Termini si ritrova ad avere un'amministrazione di minoranza, per cui c'è un immobilismo totale, cioè non ci sono le condizioni affinché lui possa governare in maniera poco fa, come quella presentata poco fa, le condizioni a Canicattì, cioè quella di avere l'ampia maggioranza, poter fare quello che vuole e quindi comunque assumersi la responsabilità di ciò che accade. In questo momento lui è un sindaco di minoranza, ma non vediamo neanche quel minimo da parte nostra, cioè non vediamo neanche che c'è quella parte di impegno da parte del sindaco, da parte dell'amministrazione, quel minimo che comunque ci farebbe dire è un'amministrazione con la quale si può comunque dialogare, perché poi le possibilità potrebbero essere tante, dall'approccio esterno, dalla convergenza su singolo provvedimento, qualora ci fosse... Forse le risorse finanziarie sono il vero problema. Guardi, allora, sul problema delle risorse finanziarie dobbiamo capirci, è un problema generale, ma è anche vero che è un problema che varie amministrazioni stanno affrontando in maniera differente. Ci sono amministrazioni che pur trovandosi nelle condizioni di Campobello, perché Campobello è nelle stesse condizioni di qualunque altro comune della Sicilia, quindi con margini operativi ristretti. Ma ci sono amministrazioni che riescono comunque ad avere quell'iniziativa politica nei limiti del possibile, a costi minimi, ma che comunque viene messa in atto. Ci sono amministrazioni che hanno dato in affidamento a cooperative, a strutture private, a organizzazioni di giovani, delle strutture presenti e non utilizzate fino a quel momento, ed è un modo come tanti per poter creare lavoro. A Campobello abbiamo tantissime strutture che potrebbero essere utilizzate o messe in ordine anche, ripeto, offerte da questo punto di vista alla gestione dei privati. La situazione della piscina è emblematica. Il Parco della Divina Commedia. Il Parco della Divina Commedia. Sono situazioni in cui basterebbe cominciare a fare una manifestazione di interesse o cominciare a discutere in consiglio comunale in che modo e in che, come dire, in che ambito poterla affidare eventualmente a privati, è un modo di creare lavoro a costo zero per l'amministrazione. Non c'è neanche questo, insomma, di cui si parla. Per questo il giudizio è assolutamente in questo momento negativo. Va benissimo. Con questa battuta, sì, Adamo, concluda velocissimamente. Allora, niente, io volevo concludere per delineare quella che è l'idea del... Sì, ma non mi apra altri spiragli con No, con no. Chiudo subito. Quello che è lo spirito della nuova UDC di Canicattì è quello di fare un'opposizione sobria, un'opposizione sui problemi, e quello, come diceva Gioacchino, che condivide appieno, di andare a costruire una nuova maggioranza che si proietterà di qua a 5 anni. Noi credo che vediamo come prospettiva questa unione di centro-sinistra, e noi abbiamo tentato di fare questa unione già prima delle elezioni con il PD e con le altre forze di sinistra. Speriamo che nel proseguo si possa iniziare un dialogo per arrivare fra 5 anni ad avere una forza tale da poter, diciamo così, presentare un sindaco di alternativa. Di non mandati. È detto, se con Lombardo va bene il rapporto, può essere che il terzo mandato gliela approvano all'Arse. Va bene, concludiamo, una manciata di secondi per voi due.
per salutare solamente i telespettatori. Ringrazio dell'opportunità che mi hai offerto per presentare, diciamo, il progetto di rifondazione comunista a livello nazionale, provinciale, regionale e a livello locale. La forza di mettere su un collettivo politico di sinistra al quale noi siamo abbastanza presenti, per cui ci candidiamo ad essere la sentinella dei cittadini, almeno così vorremmo essere in questo periodo che ci separa di qua fra 4 anni e mezzo, per essere pronti e costruire un'alternativa non soltanto all'amministrazione Corbo, che non avrà modo, stando l'attuale legge, di ripresentarsi, ma anche a tutti gli altri competitori e avversari politici. Nicosia. Un saluto alla gente, rinnovando che noi siamo in mezzo alla gente, non ci arrocchiamo, siamo sempre a disposizione della gente e lavoriamo sempre con molta lena. Lombardo, per il PD, cosa può dire? Posso dire che stiamo lavorando affinché il Partito Democratico torni ad essere un partito determinante in qualunque parte del territorio del Vigento. Detto questo, la ringrazio di avermi invitato. Grazie a voi, è tutto un work in progress la politica di questo autunno, vedremo se nell'inverno alle porte si concretizzerà qualcosa, lo speriamo, noi di Parnaso saremo qui a darvene conto. Buonasera a tutti voi e arrivederci alla prossima puntata.